proprio come l'acqua che penetra nella terra, no? C'era bisogno di tempo, di fatica, di concentrazione. Alle radici della scoperta del senso, nella civiltà in cui io sono cresciuto, c'era questo tipo di gesto, che infatti dettava la profondità come la dimensione privilegiata del rapporto col senso. Dopodiché ci si poteva arrivare magari con l'intuizione poetica, magari un lampo, sac, è successo, no? Trac, i poeti stanno lì a dimostrare che si poteva, nella leggerezza di un verso, trac, il senso delle cose. Ma l'alternativa però era tutte le sinfonie di Beethoven, tutto Thomas Mann, Kant, fatica, studio, penetrazione, concentrazione, imparare un linguaggio, un gergo. Oh, la Madonna del 400. Nel 400 bisogna sapere storia dell'arte, 300, 400, 500, aver letto, sapere cos'è, avvicinarsi, sapere la luce. Noi avevamo questa idea, perfino nel rapporto interpersonale. Ci sarà stato di mezzo anche molto cattolicesimo, ma nel rapporto interpersonale c'era questa idea che al cuore di questa esperienza, arrivare al cuore dell'altro, e significava fatica, significava, adesso non dico che proprio si diceva questo, ma non ci credevamo che poi nella sua versione più alta e più nobile era il matrimonio, non ci credevamo, però si diceva, non avevano la faccia tosta di dirlo, che era questo coso di anni, no? Comunque restava il principio che anche nei minimi rapporti amorosi, amicizia, era una cosa che andava scavata, no? Che doveva attraversare il suo tempo. E l'immobilità, o diciamo il movimento solo finalizzato alla profondità, che era quasi un non movimento, perché magari si trattava di stare immobile, battendo per lungo tempo, e allora da te sedimentavi, no? Questo tipo di atteggiamento aveva in questa sorta di immobilità proprio la sua caratteristica prima, la concentrazione. I bambini intelligenti erano quelli che sapevano concentrarsi a scuola quando crescevo io. Adesso infatti che nessuno è più capace di concentrarsi sono tutti imbecilli. Ah, ma non è esattamente così. È che quelli fanno esperienza e stringono il senso delle cose con una tecnica diversa, che ha a che vedere piuttosto, e ricordiamoci di Google, con la capacità del movimento. Fare esperienza sembra essersi tramutato nell'inanellare segmenti diversi di mondo in un'unica traiettoria vissuta come un unico gesto. Faccio un esempio che può aiutare a capire quello che fanno i nostri figli, chi ce l'ha, e che in realtà poi anche noi degli altri cominciamo a fare, però meno bene. Quello che gli americani chiamano multitasking. È il fenomeno per cui vostro figlio, mentre guarda la televisione, ogni tanto cambiando canale, gioca al Game Boy, col piede sinistro fa dei palleggi con una palletta di gomma che produce Let It Be come musica che lui canticchia, ed è in grado, facendo questo, anche di accorgerti di cosa fai tu due stanze più in là, telefonare alla nonna e dire che ha fame e quando gli porti da mangiare, mangiare. Gli americani sono i primi che hanno notato questo fenomeno, anche perché sono stati i primi bambini a crescere così e l'hanno studiato e sono ancora incerti se questi sono dei cretini totali destinati alla nevrosi totale o sono dei geni. Non l'hanno ancora stabilito, ma a noi interessa il fatto che esista questo fenomeno, dove noi intravediamo, naturalmente in maniera anche un po' parodistica, d'altra parte sono appunto ragazzini, intravediamo però uno schema di esperienza. Allora, noi vecchi tendiamo a interpretare questo come? Ma fai una cosa per volta, se guardi la televisione, guarda la televisione. Vuoi giocare a Game Boy? Ma gioca a Game Boy, no? E vedete la vecchia civiltà, no? Cioè abbiamo l'impressione che lui stia facendo sette gesti, tutti male. Invece, lui, che è un vero barbaro, sta facendo un gesto molto bene. Per noi è difficile, perché per noi ognuno di quelli rappresentava una possibile esperienza. Ma adesso tornate a Google. Pensate voi quando conoscete in Google, pensate i links che il vostro viaggio. Voi lo fate istintivamente, poi qualcuno entra nella vostra stanza e dice: ti faccio vedere cosa hai fatto per sapere chi è Beethoven. E ritrovate quello che fa vostro figlio per sapere cosa. Non per sapere, per sentirsi vivo. Cioè perché la quotidianità e il tempo abbia un senso. Non fa sette gesti male, ne fa uno solo
E lo fa molto bene, perché tutto questo entra in connessione, come in una vostra ricerca di Google. Non sono membri separati che lui non riesce a unificare, sta tutto insieme. Questo motiva anche la velocità, che è una delle cose tipiche della cultura barbara. La velocità non è un beffa, non è una forma di idiozia. Loro hanno bisogno, e noi che siamo già molto barbari, abbiamo bisogno di velocità per tenere insieme il gesto. Se il senso dell'accadere è dato da traiettorie, se fare esperienza coincide col passare da diversi punti del reale, tenendoli uniti come un'unica esperienza, tu non ti puoi permettere di andare troppo lento. Se vai lento si sfrange il gesto. Per questo nell'interpretazione dei barbari di ogni singolo gesto, anche i più antichi, voi troverete subito, innanzitutto, preliminarmente, un tratto velocizzante. Perché nessun gesto è solo nella loro esperienza, è sempre concatenato con altri e ha bisogno di essere veloce. Loro hanno, e noi quanto barbari, hanno terrore della profondità, che per noi, in quanto non barbari, era il supremo valore. Perché la profondità, per uno che vuole andare veloce, è il massimo dei pericoli. Allora voi dite, sì, ma se non vai in profondo, il senso delle cose non lo sta cercando lì. Lo sta cercando facendo una traiettoria, congiungendo sette punti. E se vuoi congiungere sette punti in un unico gesto, vai veloce. E se Beethoven non è veloce, o non passi da Beethoven, che è una scelta più o meno fatta da molti, o passi da Beethoven, ma finché non lo rendi veloce, non lo usi. Ed è l'esperienza che noi abbiamo, ritorniamo all'inizio, questa percezione vaga che abbiamo che ci stanno distruggendo tutti i gesti. Ve lo dico tecnicamente, questa impressione che stiano togliendo l'anima a tutti i gesti degli umani, tecnicamente parlando, la potete capire con pesantezza così. Stiamo convertendo, per quanto è possibile, tutti i nostri gesti in gesti in cui si possa passare velocemente. Se il prezzo è quello di farli diventare dei gesti quasi da nulla, non importa, perché la necessità più alta per noi barbari, per i barbari, è che possano essere punti in cui si passa con una certa velocità. L'incubo è rimanerci dentro. Così con un genio per il quale sono arrivato a una certa ammirazione, tecnicamente loro scarnificano i gesti fino a quando non diventano strutture leggere, che nel libro io ho chiamato sistemi passanti, cioè è come convertire una stazione finale in una stazione di quella in cui si passa. Loro fanno questo. Il paesaggio conclusivo a molti di noi sembra una roba che ci hanno distrutto tutto, ma non hanno distrutto, hanno costruito un sistema passante. Noi vediamo quello che non c'è più, ma loro vedono quello che c'è. Loro riescono a passare in Beethoven così, con la velocità necessaria a essere vivi ancora al passaggio dopo. E questa è l'unica cosa che gli importa. Dice, però di Beethoven è però una persona un pochino semplicistica. Dipende. Se il senso per te è il viaggio, l'unica cosa importante è che da lì si possa passare velocemente. Primo che si possa passare, e poi che si possa passare velocemente.